Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Sono male oggi, come vedete, i miei capelli hanno bisogno di una bella idratazione, quindi vado a preparare una maschera fatta in casa, super idratante, lenitiva e anticrespo, soprattutto va bene sia per i capelli ricci, crespi e secchi. È una maschera super idratante, aiuta la crescita dei capelli, ma toglie via proprio il crespo dei capelli. Una maschera che è basata su tre ingredienti: acqua, rosmarino, se non ce l'avete potete mettere la camomilla, e amido di mais. E andiamo a preparare una specie di besciamella per i capelli, senza olio, senza niente. Dopodiché, quando la prepariamo e facciamo questa specie di cremina, andiamo ad aggiungere olio di oliva, che non si vede, però l'ho aggiunto sul finale. L'ho lasciato un po' raffreddare. Sono andata a lavarmi i capelli e l'ho applicata praticamente tiepida sui miei capelli. E come vedete, appena la spalmate sui capelli, proprio sparisce perché i capelli lo assorbono. Questa qua è una maschera orientale per i capelli perché li rende luminosi, idratanti, e li toglie via il crespo e soprattutto è una maschera magica per i nostri capelli ricci. Allora, come vedete, sui capelli normali, guardate come sono corti, invece quando li tiro con questa maschera, guardate come sono belle lunghe, vi piacciono? Mi piace questa sensazione di sentire proprio la lunghezza dei miei capelli che, come vedete e come sapete, noi ricce la lunghezza non la vediamo praticamente mai, solo quando lisciamo i capelli, infatti ce la godiamo un pochino sotto la doccia. E vado ad applicare tutto. Io comunque la quantità ho esagerato un po', potete mettere leggermente una tazza di acqua e 2 cucchiai più o meno di amido di mais. Io ne ho fatto troppa, infatti la userò sì a una maschera per il viso e l'ho rimessa in frigo perché così la posso utilizzare il prossimo lavaggio, perché ne ho messi troppo, secondo me, esagerata. Adesso l'ho lasciata, la lascerò sui capelli il tempo che vado a pulire un pochettino casa. Dopodiché vi faccio vedere un styling che dura solo 5 minuti, anzi meno di 5 minuti, che vi dà un risultato favoloso sui capelli ricci. Comunque, bella gente, se vi piace il mio video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Sono andata, me sono truccata, ovviamente ho lavato i capelli, li ho sciacquati e ci ho messo un po' di aceto di mela che dà brillantezza ai capelli. Vado ad applicare il mio siero magico qua sopra, vi lascerò il link come lo preparo. E il prossimo video, non so se lo pubblicherò domenica o mercoledì prossimo, in cui farò la differenza, anzi il confronto tra i due pettini, quello che si chiama Diamond, credo che si chiama così, spero non sbaglio il nome, e il Flexi Brush, che veramente vi stupirò, davvero vi stupirò del risultato. Il Diamond costa solo 12 euro, invece il Flexi l'ho pagato 3 euro, anche se su Shein si trova anche a 2,50 euro, qualcosa del genere. Comunque, il styling di oggi lo faccio con il mio pettine Flexi che sto provando, ce l'ho da circa una ventina di giorni. Quasi tutti gli ultimi lavaggi l'ho fatti con questo pettine qua perché voglio proprio capire la maniera migliore per utilizzarlo. Infatti io per il momento lo sto usando come fosse solo pettino i capelli, divido le ciocche, non riesco a parlare oggi, divido le ciocche e li pettino, sapendo che gli ho dato un bel po' di idratazione con il mio siero magico fatto in casa a base di vasellina e glicerina.
e li dà abbastanza idratazione. Infatti i miei capelli sono molto bagnati, e comunque mi raccomando, per fare un styling fatto bene, mi raccomando, avere i capelli super 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 bagnati aiuta moltissimo ad avere un risultato ottimale, un riccio più definito. Come vedete, io cerco solamente di pettinare i capelli, li pettino all'insù perché così mi dà volume, perché mi segui sa che io amo il volume. Se mi fanno scegliere tra la definizione e il volume, scelgo il volume perché mi piacciono i capelli super voluminosi, ma mi piacciono che siano un po' definite sulle punte, non proprio solamente un crespo, ma un volume con le punte arricciate. Non mi piace il fatto, non è che una cosa che mi interessa tanto, averli proprio arricciati, un riccio definito dalla radice. Preferisco le punte alla radice per avere volume. Ovviamente non puoi avere una definizione completa dalla radice, perché la ciocca, per essere definita, servono insieme di capelli. La ciocca deve essere bella grossa, spessa, quindi più grossa è, più definizione è, ha, più diventa pesante, quindi blocca il volume. Infatti io quando faccio sempre il styling cerco di fare un pochettino, separo le ciocche sia col pettine sia con le mani, sia agitando tanto la testa, e soprattutto con le dita riesco a separarli, perché mi piace proprio il fatto del volume. Se anche voi piace, guardate il video fino al finale per poter capire cosa intendo io di volume, che ovviamente la prima volta che laviamo i capelli, se lavoriamoli e abbiamo un riccio definito, il volume li avremo sempre il giorno dopo. Invece con questo pettine, col pettine questo qua Flexi Brush, realmente il volume ce l'abbiamo quasi subito. Appena asciughiamo i capelli, li separiamo col separatore, già il volume ce l'abbiamo. Quindi per chi cerca il volume come me, o vuole la definizione delle punte ma vuole più volume, questo pettine fa per voi, soprattutto per suo costo, perché costa poco, 3 euro va benissimo, ma veramente lascia un volume impressionante. Io infatti l'ultima volta che ho lavato i capelli, ho applicato il Flexi, dopo 2 giorni avevo una testa enorme, davvero enorme, perché proprio separa talmente bene le ciocche che il volume è assicurato davvero. Per le persone che hanno questo pettine me lo possono confermare, che comunque si possono avere anche dei risultati più definiti, dipende ovviamente dalla tecnica che utilizzate, dipende dal risultato che volete. Io il risultato ovviamente è il volume, però comunque assicura questo pettine un riccio, anche se non si nota tanto coi capelli così, ma fidatevi, da un riccio bellissimo. Adesso vado ad applicare un po' sulle punta il mio siero, se avete ad esempio solamente la vaselina è fantastica. Sono andata, ho fatto un po' di crunch, solo che nel video ho passato troppo la testa, non si vedeva. Adesso faccio un po' di rock and roll per separare le ciocche, e voilà, vado ad asciugare i capelli col phon. Io li asciugo col phon, ma li asciugo poco, non tantissimo. Sapendo che il mio separatore l'ho dimenticato in Italia, non riuscivo proprio a trovarlo, dovrei andare a comprarmelo. In frattempo separo le ciocche con questo mio pettine, che lo uso quando uso il pettine Diamond, che faccio Damon, credo che si chiama Damon, Dayman, non so, qualcosa del genere, quel pettine là, ci siamo capiti. E quindi le ciocche sono troppo unite, allora vado a separarle con questo pettine. E mi piace, sono ancora bagnati i miei capelli. Adesso è il risultato che i capelli asciutti, guardate che meraviglia, sono belli voluminosi. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, e alla prossima, buona domenica a tutti.